alle startup. Direi che non mi dilungo altro, lascio la parola a Massimo per il primo webinar. Allora, buongiorno a tutti. Non ci vediamo, ci sentiamo. Non so se c'è qualcuno che conosco. Comunque, diciamo, intanto vi saluto. Con gli amici di Banna avremmo voluto fare una cosa diversa. L'approccio con cui noi solitamente affrontiamo questi temi è un approccio che cura molto l'esperienza, soprattutto attraverso attività dirette, giochi e scambio. Quindi capite come la situazione attuale evidentemente non ci facilita questo tipo di attività. Ma comunque, diciamo, intanto oggi iniziamo, oggi è la prossima volta e poi dopo vedremo se e come riusciremo a trovare, magari se la situazione cambia, delle forme, delle modalità differenti di fruizione e Per di forza, dai. condivisione e di condivisione Speriamo di sì. di questi temi. Con questa maglietta strana, un giorno a Torino mi sono fatto questa foto, e questo Get Out of the Building è uno dei gridi di battaglia che negli ultimi anni condivido quando parlo con gli start-upper. E la mia storia, che ho cercato brevemente di raccontare qui, soprattutto quella significativa che riguarda questo mondo, nasce proprio in concomitanza con le attività che sul nostro territorio a Firenze si sono sviluppate già dai primi anni 2000 come idea, e in concreto dal 2004 con le attività dell'incubatore tecnologico che il Comune di Firenze aveva attivato nell'area di Brozzi, e poi oggi si è trasferito da alcuni anni ormai alle Murate, che voi probabilmente conoscete. Dal 2010, come vedete, ho iniziato a collaborare anche con l'Università di Firenze, e in vari modi e in varie forme continuo anche oggi questo tipo di attività. Nel 2003 ho avviato la mia startup, che si voleva occupare di innovazione nel campo della consulenza finanziaria, e come tutte le startup aveva un progetto iniziale che alla fine è diventato tutt'altra cosa. E questo è Penso che voi, insomma, conosciate già abbastanza bene questo mondo per aver avuto un'esperienza simile. E, negli ultimi anni mi occupo molto di formazione, ma faccio anche consulenza direttamente alle start-up. Dal 2018 collaboro con dei colleghi di Torino, che ci siamo, diciamo, incrociati nel 2014, parlando proprio di startup e di innovazione. Loro hanno avuto un acceleratore che era 42 Accelerator a Torino, e ora insieme portiamo di fatto l'innovazione nel mondo delle corporate, delle grandi aziende. Ma parlare di innovazione in una corporate può sembrare forse strano, ma non è poi così distante da prendere, da accompagnare i team degli start-upper nel loro processo, quindi sia quelli che ancora in parte continuo a seguire, che sono quelli di Murata Idea Park, sia quelli delle spin-off universitarie con l'Università di Firenze, e sia i team, appunto, che sono all'interno di aziende che lavorano su progetti di innovazione. Nel mentre, come avete visto, come vedete, è partito un progetto inizialmente con APCO, poi si è allargato anche ad altri soggetti come Federmanager, Manager Italia e Murate, con il suo piccolo club, chiamiamolo così, di mentor di startup, dove mi sono un po' cimentato con altri colleghi che fanno più o meno questo stesso mestiere, su che cosa voleva dire essere un mentor, e oggi lo condivido anche con voi. Qualche tempo fa ho fatto questa foto, vedete, anche un po' sfocata, per provare a raccontare alcune delle startup che avevo accompagnato in questi anni. E, nel mentre il tempo è trascorso e inesorabilmente alcune di queste startup si sono fermate, per così dire, o hanno fatto dei pivot molto importanti.
Alcune hanno fallito nel tentativo di raccogliere risorse finanziarie dagli investitori, altre ne hanno raccolte molte e alcune certamente anche le conoscete. Questo semplicemente per dire che il mondo delle startup è molto vario, molto differente e al di là dell'area settoriale è molto differente le dinamiche che queste startup attraversano e qualcuna riesce a fare dei grandi percorsi, per la verità molto poche, e invece la maggior parte inciampa. E oggi cercheremo proprio di focalizzarsi e di condividere quali sono gli elementi di maggior criticità di una startup per possibilmente anticiparli, molto difficile, comunque cercare di governarli o comunque saperli riconoscere e quindi avere dei warning. Con Niccolò abbiamo condiviso di mandarvi, anche se avevate poco tempo su cui per dargli attenzione, quella tabella di G-Score sulle valutazioni, come poter valutare un progetto di startup. E questa è una tabella che io ho trovato qualche anno fa, di un'azienda che probabilmente era a sua volta l'idea di una startup e quindi che voleva in qualche modo facilitare o strutturare dei criteri di valutazione per le startup, e ha fatto questa tabella che mi è piaciuta veramente moltissimo. Io la uso di frequente quando faccio delle sessioni formative perché è un ottimo strumento appunto per riflettere su quali sono le parole chiave davvero di un progetto di startup, di un progetto imprenditoriale. Ci proviamo e chiedo a Sì, voi Massimo, se... scusa se ti interrompo. Allora io Sì? approfitterei di questo momento per capire meglio chi c'è, chi non c'è e fare magari Benissimo. una prima prova di presentazione se i presenti vogliono provare a mandare o un messaggio o un'alzata di mano, se vedo il simbolo della manina, vediamo giusto la voce, così io intanto verifico chi c'è, chi non c'è, perché qualcuno vedo si sta connettendo solo ora, ma di fatto non abbiamo ancora iniziato, quindi meglio intervenire adesso, ecco. Allora. Sono in attesa Andrea Baratto, Giacomo Bagni e la Laura De Benedetto, che con la manina alzata. Andiamo per Bravissimi. ordine cronologico. Allora. Prova a dargli parola così vediamo se funziona. Ce Sì. lo puoi fare tu che io ho preso la lista. Ok, Andrea mi dovrebbe rimandare la manina perché se no non riesco a dargli parola. Vado con Giacomo intanto. Ok, è ritornato Andrea. Parla pure. Parla. Sono Andrea Baratto. Mi... È successo? Buongiorno a tutti, mi sentite adesso? Ora Sì, sì. Ciao, bene. Buongiorno, sono Andrea Baratto, grazie. buonasera. Buonasera, dopo le 4, sì, hai ragione. Ok, Andrea, allora il nostro ospite ce l'abbiamo. Poi Mi Giacomo anche ho sentite? sentito, Sono vero? Giacomo. Bene, Giacomo funziona. Tanto prendo nota. Alain, se riesci, dai un segno, andiamo in ordine alfabetico. Poi c'ho Andrea Cecchinato, se vuoi darci un segno. Sì, c'era prima Lorenzo Cavallaro. Sì, vabbè, vai Lore, no, stavo andando in ordine alfabetico, vai pure. Ah, ok. Ciao a tutti, sono Lorenzo Cavallaro. Vai, Io, grandissimo. ciao Lore, io vi sento Sì. e vi vedo bene. Grazie Grazie Andiamo con la laurea di Benedetto. Lorenzo. Ok, ciao. Vi sento bene, vi vedo bene. bene. Non Ti vedo l'ora di sentiamo cominciare. anche noi. Ciao, ciao. Ok. Ciao, ciao. Allen.
Parla ora. Buongiorno, io sono Alain Wormser, vi sento benissimo e vi vedo benissimo. Buona giornata. Bene. Funziona troppo bene, non serve sì, infatti, poi chi vuole intervenire alzi la manina, come hanno fatto insomma quelli che sono intervenuti adesso, volentieri gli diamo è arrivato la Marco Franchi, è arrivato Michele Cheli, quindi se vogliono provare a trovare la manina e a salutarci, uguale sì, la Laura ci ha dato sia il feedback vocale che la domanda, quindi ho visto. Sì, ma la Laura anche... è sempre prima della classe. Sì, infatti. Non fa testo. Sì. C'è anche quindi Francesco Antonio. Sono altre da mezz'ora. E... smanettona forever. Anche Francesco Antonio ci ha badato. Sto che mi era perso. Sì, sono Francesco Antoni, vi sento benissimo. Ok. Grande. Leonardo Ambrosini ci ha mandato un messaggio. Ok. Benissimo. Qualcun altro vuole parlare? No, al momento no. Ok, Michele. Io tra gli iscritti ho segnato un paio di soci, tipo Daniele, che doveva esserci assolutamente, che da mesi che aspetta questo momento, ora vado a vedere dove è finito. Qualcuno ha notizie, non ho visto. Aspetta che faccio parlare Michele, che ha alzato la mano. Bravo, vai. Sì, ciao, buonasera, sono Michele, okay. Vi sento e vi vedo bene. Benissimo. L'innocenti non ci vede, non lo sentiamo, no, perché devi alzare la manina per parlare. C'è un simbolo di una manina, se trovi lo clicchi, cioè, sia da mobile che da computer. Ok, sembra che tutti quelli che hanno alzato la manina sono stati anche fatti parlare, quindi direi che se non c'è nessun altro si può continuare, direi. A parte Jacopo non c'è riuscito, ma possiamo andare avanti. Mi sono segnato un paio che mancano, quindi provo a recuperarli, però direi che Massimo può iniziare a riprendere dove era rimasto, scusa. Sì, appunto, chiedo... se qualcuno di voi che ha ricevuto il materiale ha trovato anche il tempo per andare a leggere questo documento e se ci vuol condividere quali sono per lui le 10 parole chiave per valutare una startup, valutare uno sviluppo di un modello di business, e giusto come diciamo introduzione all'argomento. Se volete potete scriverlo direttamente in chat, che lo leggiamo tutti, altrimenti sempre con le domande, se volete fare un intervento più diretto sulla chat, proprio in basso, lo vedete. Lo abbiamo mandato ieri, quindi io credo che non l'abbiano visto in pochi. Forse la Laura. Sì, appunto, se c'è qualcuno che l'ha fatto, se no, come dire... Ovviamente io ho fatto i compiti. Brava, lo sapevo, vedi. Pareva. Allora, in realtà però forse ho messo delle parole un po' troppo visionarie, non diciamo più sull'idea della startup che sulla che seguendo la tabella, che più per la valutazione. Queste sono le parole che mi sono venute, ma non ieri, le ho fatte un quarto d'ora prima di connettermi. Allora, 10 parole che diciamo legherei al concetto di startup sono rischio, coraggio, follia, team, talento, futuro, curiosità, energia, investimento e fatica. Se volete ve le... rischio, okay, coraggio, follia, team, talento, futuro, curiosità manca? Sì. Poi investimento, più connessa al nostro, diciamo, la nostra finalità, e fatica. E fatica. Non ho messo fallimento, che erano 11, però insomma ci sta anche quello. Su quello giochi in casa. Ecco. Nel senso che hai... esperta qua. No, hai curato tutti. Hai tanti compiti a proposito. Non sono impreparatissimo. Va bene. Grazie, grazie Laura. Però Laura l'ha interpretato più come le parole chiave della startup.
qualcun altro le ha forse interpretate di più, oppure vuol provare a farlo adesso in diretta con le parole chiave dal punto di vista dell'investitore? Io sono stato un po' più didascalico, cioè mi sono basato parecchio insomma sull'assessment che ci avevi inoltrato e mi sono segnato alcune cose che ritengo che una startup debba avere ad oggi o quantomeno sulle quali deve puntare per avere successo. Poi ovviamente abbiamo la sfera di cristallo, ma ti potrei dire l'execution. Ok. Delle metriche chiare di valutazione, se per l'approccio solo una metrica importante, una go to market strategy precisa, che quindi si lega anche con un business model, anche un revenue model preciso, perché spesso insomma si parte per la tangente a prescindere dai pivot che ci possano essere, però quantomeno, cioè, uno deve sapere, a meno che non faccia delle cose super innovative, ovviamente deve essere remunerativa. Credo anche che il team sia fondamentale. E poi, per quanto riguarda il mercato, nonostante ci possano essere dei competitor anche rilevanti a livello globale, però se ci sono varie soluzioni ad un determinato problema, quindi per sintetizzare differenziazione della soluzione al problema, insomma. Basta, se qualcuno vuole intervenire, go to market, come ha detto Alain, innovation ha detto Alain, e l'ha detto anche Laura, Leonardo Ambrosini, capacità di realizzare autonomamente almeno il POC, il prototipo, l'MVP, ok, l'MVP, sempre Alain, market opportunity, ok, Leonardo dice team, conoscenza del dominio, varietà delle competenze del team, quindi sempre ok, penso che ci siano per ora queste le parole. Perfetto. Posso aggiungere qualcosa? Certo. Assolutamente sì. Non riesco a scrivere sulla stick note. Io aggiungerei resilienza. Grazie. C'è Giacomo, voleva intervenire. Vedo. Oh no, ok. No, sto ascoltando voi, ora sono okay. In fase di apprendimento. Ok, no, perché avevo visto la manina alzata che... Buttale giù tutte, poi così capiamo sì, poi chi. Sto. Allora, resta su da prima. Ok, allora, una prima suggestione. Stranamente nessuno di voi ha usato la parola tecnologia. Quindi a nessuno è venuto in mente fra queste 10 parole di metterci tecnologia, se non la come è stata chiamata, però non l'ho scritta, il presidio del dominio. Qualcuno ha usato questo termine molto interessante, che credo intendesse proprio il dominio, io ci aggiungo tecnologico, comunque di competenza specifica dell'ambito in cui la startup va a operare. Quindi qui proviamo a scrivere ciò che manca, ma non è detto che manchi e sia giusto o sbagliato, semplicemente ciò che manca. Tecnologia, ad esempio, non mi viene da notare che manca. Mi piace molto che ripetutamente sia venuto fuori il team, perché è il riflesso di quello che è il vostro punto di vista. Il vostro punto di vista da investitori è moltissimo focalizzato sul team, perché alla fine voi scommettete proprio sulle persone, sulla loro capacità
che avete chiamato di execution, di go to market, di resilienza allo stesso tempo. E Laura giustamente dal punto di vista dello startupper ha evidenziato la fatica che lo startupper fa, il coraggio e la follia che si accompagnano e la curiosità che li spinge e che è sostenuta da una buona dose di energia. Chi lo ha sperimentato sa bene di che cosa si sta parlando. E un'altra parola che manca, che io aggiungo, è approccio scientifico. Ed un'altra, magari se lo scrivo anche bene, ed un'altra parola che manca è organizzazione, che è un po' in team, ma forse non è solo in team. E un'altra è, che vorrei scrivere, è metodo e consapevolezza. Sono appunto queste le diamo un altro colore. Sono semplicemente delle parole che magari da qui ai prossimi minuti incontreremo un attimo, perché appunto la parola tecnologia, e qui vado subito a riprendere le slide che avevamo prima, e siamo in un mondo, questa slide ci fa riflettere sul fatto che siamo in un mondo che negli ultimi 20 anni è radicalmente cambiato, dove se ieri erano gli asset fisici che determinavano il successo e l'accesso al mercato talvolta di alcune aziende, oggi molte delle aziende leader e molte delle aziende anche che entrano sul mercato hanno non negli asset ma nella strategia, chiamiamola così, nel modello di business che loro vanno ad adottare, il cuore degli ingredienti del loro potenziale successo. E quindi non conta avere camere d'albergo per fare il mestiere dell'ospitalità, non conta produrre beni per fare il mestiere del venderli, e non conta produrre contenuti per poterli poi trasferire nel mercato. Perdonate l'inglesismo, ogni tanto mi scappa, ma non è veramente solo per moda, ma non ho voluto tradurre questo qui, queste brevi estrazioni da quest'articolo, perché sono relativamente facili, poi magari potete trovare anche l'articolo e fare come me, che non sono un grande pratico della lingua, tradurle con Google. E questo articolo mi ha colpito molto, perché quando noi parliamo di innovazione chiamiamola, non la voglio chiamare disruptive, la voglio chiamare trasformativa, quindi che è capace di innovare veramente, l'articolo ci stimola a riflettere sul fatto che non sempre è solo un fatto di tecnologia, anzi probabilmente quasi mai. La tecnologia non è mai la prima che arriva quando si parla di innovazione, anche se spesso si pensa che sia così. E quindi l'autore che cosa ci dice? Che sono i business model innovativi che incontrano dei bisogni che ancora non sono stati risolti, che creano delle opportunità di mercato. Quindi nella tabella precedente, una parola che non vi ho messo, che è una delle parole core per me nell'analizzare le startup, nel supportare le startup, è individuare dei problemi rilevanti. Molto spesso le startup sono delle soluzioni alla ricerca di problemi e non sono dei problemi ai quali la startup, e non hanno chiaro qual è il problema che la startup vuole risolvere per le persone, per i clienti poi fondamentalmente, o per gli attori del suo business model. Quindi è il problema, è il bisogno insoddisfatto che fa sì che ci sia un'opportunità di mercato. Il professor Christensen, che ahimè purtroppo ci ha lasciato il mese scorso, e ci dice fondamentalmente
che sono anche qui le innovazioni che trasformano, hanno quasi sempre intercettato problemi e bisogni che non erano stati presi in considerazione dal mercato. Infatti è interessante riflettere sul fatto che le grandi aziende si vanno a posizionare su bisogni che sono fondamentalmente già evidenti, chiari, affrontati, e competono nel famoso Oceano Rosso andando a combattersi l'une con l'altra su questi mercati. Quando entra un outsider, molto spesso non si accorgono che questo sta arrivando, proprio perché sono così focalizzate su alcune cose e sono completamente distratti su nuovi bisogni e problemi che emergono, che aprono gli spazi al nuovo e a chi arriva dopo. E quindi i vincitori di queste, le nuove generazioni di vincitori, si focalizzano probabilmente su altre questioni. E nell'articolo è interessante come uno dei nuovi trend che lui evidenzia è la sostenibilità. Al limite, quello che noi oggi stiamo vivendo va in parte sempre sotto anche un problema di sostenibilità. Conclude l'articolo dicendo che, al di là del posizionamento su questa curva che rappresenta l'andamento, no, delle tecnologie, la loro maturità e la loro evoluzione, probabilmente non saranno queste che determineranno se il decollo o la vincita o la sconfitta, ma saranno i modelli di business che le aziende andranno ad attuare. Quindi oggi, perché i modelli di business possono essere più facilmente realizzabili? Perché le tecnologie sono diventate alla portata di tutti, la potenza di calcolo, uno degli esempi per molti, è diventata alla portata di tutti. Noi abbiamo in tasca, Laura se lo sarà già sentito dire due o tre volte, abbiamo in tasca la potenza di calcolo che ha mandato l'uomo sulla Luna nel 68-69. E il costo, quindi, è quella barra azzurra come seconda immagine. E invece nell'immagine a destra vediamo come il costo di queste tecnologie è praticamente collassato su certe situazioni. Quindi è possibile che oggi in qualche garage si stia creando la minaccia e il futuro di nuovi mercati. Giusto per allinearsi, come potremmo definire l'innovazione oggi? Quindi potremmo definirla come il modo per trovare soluzioni a problemi ancora insoddisfatti del mercato. C'è la tecnologia? Non c'è la tecnologia? Probabilmente, questo è ovviamente un parere personale e un po' anche una provocazione, probabilmente non è detto che sia così fondamentale. Inventare è creare invece tecnologia nuova. Innovare è portare a mercato efficacemente questa tecnologia, e molto spesso questo è difficile. Molte tecnologie rimangono per un sacco di tempo nel cassetto, molte tecnologie si fermano nel loro sviluppo perché non trovano la combinazione con l'utilità di qualcuno, e l'utilità di qualcuno è rispondere a un problema rilevante per le persone, perché se non è rilevante è un'utilità marginale e quindi non diventa un mercato. Quindi la logica non è tanto creare qualcosa di completamente nuovo o fare qualcosa di molto importante come risolvere problemi complessi, ma risolvere problemi che hanno mercato e che le persone o le aziende considerano come rilevanti e urgenti per loro. Quindi non focus sulle tecnologie, ma focus sui problemi. Come riteniamo di dividere i tanti modi con cui si declinano le innovazioni? C'è un'innovazione di miglioramento che fa sì che ogni azienda che nasce si posiziona su una curva di crescita come questa,
e che di volta in volta cerca di, una volta entrata sul mercato, di andare a scalarla, e nel suo scalare migliora di volta in volta fino ad arrivare a dei punti in cui o fa ripartire una nuova curva, oppure la sua vita rischia di fermarsi se non arriva qualcosa di simile a interromperla. È impressionante vedere un'altra slide dove questa curva, non so se vedete il puntatore, è a questo livello e a un certo punto si inverte e scende verso il basso. Quella è la curva di Nokia, leader di mercato, considerabile, quasi inavvicinabile, che da un momento all'altro ha visto invertire la propria rotta. Quindi questa è un'immagine che ci racconta del miglioramento, ma c'è anche un diverso tipo di innovazione, che è un'innovazione che cambia spesso i parametri del mercato e crea una diversità che viene, che intercetta un bisogno crescente del mercato. In una delle prossime sessioni parleremo dell'adozione dell'innovazione, cioè la modalità con la quale il nuovo e utile entra sul mercato, e non è una modalità lineare, non è una modalità che coinvolge tutti immediatamente, ma è stato studiato che ha delle sue diversità, per così dire, dei suoi modi differenti di lavorare. L'innovazione nuova è quella che fa fare un salto di curva alle aziende, e quindi fa sì che si competa su un mercato nuovo, un mercato che riparte dal basso. Ovviamente cosa accade? Una startup è sempre in una situazione di new, perché parte, a meno che non faccia che non agisca su un mercato che già esiste e che già è consolidato, e quindi si va a interagire con soggetti che sono già presenti, se apre nuovi spazi di mercato genera una nuova curva di business. Le aziende, anche più importanti, oggi si devono probabilmente porre il problema di creare la futura curva di business che potranno, se riusciranno a governarla, andare a vivere, gestire e magari sostituire nel tempo. Se guardate la curva di business dell'iPod rispetto alla curva di business dell'iPhone, vedete che l'uno è entrato sul mercato, stava crescendo, e poi l'altro sostanzialmente gli ha cannibalizzato il mercato in parallelo. E quindi da una curva all'altra Apple è stata capace di conquistare nuovo mercato, nuovi utenti, assumendosi anche l'onere di cannibalizzare, di uccidere un proprio business. Meglio farlo da soli che farlo fare a qualcun altro. Qui abbiamo provato a rappresentare cosa significa cambiare una curva di business. Cambiare una curva di business di fatto significa rimanere nel bisogno dell'ascolto della musica, ma cambiare la logica di funzionamento del mercato. Sulla prima curva a sinistra ci si muove andando a migliorare la fruizione e la qualità della musica, primo bisogno. A un certo punto qualcuno ha detto: ma io la musica la posso anche far veicolare fuori dallo spazio fisico classico, che era quello dove si fruiva prima. E allora, con un oggetto che era questo qui, che era di minor qualità rispetto all'altro, si è però intercettato un modo diverso di rendere un beneficio agli ascoltatori di musica. Poi questo beneficio si è sempre di più miniaturizzato, poi si è digitalizzato, e poi a un certo punto ha fatto un ulteriore salto di curva. È diventato da un prodotto a un servizio. Ovviamente c'era un contesto tecnologico che lo ha permesso, un contesto tecnologico più o meno accessibile, e dove qualcuno ha iniziato a presidiarlo e ha trasformato quello in una nuova curva, in una nuova curva di business. Come si fa? Come dire, qual è il
ciò che distingue l'uno dall'altro. Il fatto è che se io mi muovo su una curva di miglioramento, mi muovo su un contesto nel quale conosco più o meno le regole di ingaggio e, a meno che non entri qualcosa di dirompente, ho dei parametri con i quali confrontarmi. Quando io passo a una nuova curva di business, tutti questi parametri sono completamente nuovi e da riscrivere, e quindi nessuno ti garantisce che il salto ti genererà le prospettive che te hai immaginato e hai forse anche sognato. E gestire questa incertezza è uno degli elementi più critici, sia per le startup che per le aziende. Qui vedete una bella carrellata di tanti fallimenti di mercato, ovvero prodotti nuovi fatti da aziende anche importanti o molto capitalizzate, note più o meno, che invece si sono rivelati dei grandi fallimenti. Quindi sia il piccolo che il grande è molto soggetto a fallire, perché si confronta con delle incertezze. Fra queste incertezze, qui mi sarebbe piaciuto chiedervelo, ma insomma, ma per brevità magari vado un po' avanti e poi dopo nelle domande avrete anche modo di. Fra questi tre tipi di incertezza, contesto, tecnologia e domanda, quello che io ritengo più rischioso è il rischio della domanda e l'incertezza della domanda, perché in realtà questa è la vera domanda che ogni startup e anche ogni azienda che innova si fa: ma davvero i clienti compreranno? Quindi il nostro problema come investitori, come mentor, come startupper, è quello di dare la risposta a questa domanda qui, che viene prima di fare il miglior prodotto possibile. E oggi qualcuno ha definito il nostro mondo, il mondo competitivo, attraverso queste quattro, questo acronimo e queste quattro parole: volatilità, quindi cambiamenti continui, incertezza, quindi incapacità di misurare il rischio, complessità, confronto con realtà che vanno sempre più a rendersi articolate, e ambiguità. E quindi situazioni nelle quali avere chiarezza su quello che accade e non accade è sempre più difficile. Quindi quello che crediamo di sapere è diverso dalla realtà dei fatti molto spesso. Quello che pensiamo che le persone facciano, come si comportino, probabilmente accade che si manifesta in maniera differente rispetto a ciò che accade e come le persone davvero agiscono. E le azioni che prevediamo spesso ottengono dei risultati differenti da quelle che noi ci aspettiamo. A questo punto è un po' difficile fare i piani. Fare quello che è la programmazione, la pianificazione, diventa un esercizio in un contesto come questo sempre, sempre più complesso. Allora c'è bisogno di approcci differenti. Qualcuno ha usato il termine execution prima, e condivido con lui che la gran parte del successo di una startup o di un'innovazione passa proprio da quella, e fare quella è una delle cose più difficili. Invece gli startupper sono ancora molto molto innamorati delle loro idee, delle loro convinzioni, sono certi che le cose andranno come loro hanno immaginato, e nella gran parte dei casi questo non avviene. Quindi execution, ho provato a definirlo in qualche modo, è trovare il modo di passare, per così dire, dalle parole ai fatti, per passare da idee a applicazioni che davvero funzionano e che soprattutto il mercato conferma. Non so quanti di voi conoscono questo esempio, per capire come il passaggio dall'execution, dall'idea all'execution, sia difficile, soprattutto per un nuovo progetto, con un, chiamiamolo buon prodotto, perché un prodotto che ha in poco tempo intercettato 12 milioni, circa
alcuni milioni di clienti, ora il dato esatto non me lo ricordo, 12 milioni sono quelli che ha raccolti, è riuscito a fallire. Quindi nonostante i soldi e la grande disponibilità di soldi, questo progetto è riuscito a fallire, proprio perché il business model, il team, l'execution e altri ingredienti sono quelli che permettono o meno di portare avanti dei progetti. E i dati ci dicono che tra il 65 e il 90% di nuovi progetti vanno a fallire. Una ricerca ci ha detto perché, ha provato a dare una risposta, e non sono i soldi, che sono comunque sempre importanti, e non è solo il team, che è comunque molto importante, non è certamente il prodotto poco performante che è il problema, ma molto spesso è la mancanza di mercato, e quindi la mancanza dell'intercettare bisogni concreti. E quindi è su questo che dobbiamo focalizzare la nostra attenzione quando andiamo a aiutare le startup. E quindi non è un problema di fantasia, creatività, innovatività, immaginazione, ma è un problema di metodo, perché l'unico strumento che nella mia esperienza può far funzionare, e ripeto la parola, può far funzionare un progetto imprenditoriale, è adottare metodo. E il metodo lo vedremo la prossima volta, ora ne vedremo solo, diciamo, alcuni risvolti di applicazione. E quindi non focalizzarsi sul prodotto, ma o sull'intero modello di business, partendo dal problema che le persone cercano di risolvere. Come faccio però a cercare di individuare gli elementi, qualcuno di voi l'ha detto, che mi possono permettere di distinguermi sul mercato? Spesso qualcuno indica o considera vantaggi competitivi essere i primi, avere tante caratteristiche del prodotto, avere super qualità nel prodotto, avere dei brevetti, punto, che sono importanti, ma non solo, oppure qualcun altro su mercati più maturi cerca di competere sul prezzo. In realtà questi non sono dei veri e propri vantaggi competitivi, cioè non sono quelle cose che vi rendono non copiabili. E le cose che rendono non copiabili non sono proprio facili da trovare, ma probabilmente io le troverei più nel comprendere bene il mio cliente, e quindi si parte dal cliente e non dal prodotto, comprendere bene quali sono le esigenze, il contesto in cui lui va a operare, costruire ciò che serve, quindi delle reti, degli effetti rete se sono parte del mio business, ma saper usare i brevetti ed eventualmente, se noi entriamo in mercati di un certo tipo, saper avere una struttura di costi che sia radicalmente diversa dagli altri. E ovviamente, come qualcuno di voi ha detto, anche tutto questo deve essere dentro il team, perché le grandi idee alle quali poi manca lo sviluppatore, l'esperto in intelligenza artificiale o qualcuno che abbia buone competenze di marketing applicate al tuo dominio, sono team che partono, come dire, un po' svantaggiati. Quindi qualcuno lo chiama unfair advantage, quindi un vantaggio difficilmente copiabile. E come cercare di avere una traccia in questo percorso avvolto nella nebbia? Qualcuno ha strutturato appunto un processo che è questo rappresentato qui. Quindi fare la cosa giusta al momento giusto. E la soluzione, che è il nostro prodotto, avrà il suo spazio non all'inizio del nostro percorso, ma solo in fase più avanzata. All'inizio serve comprendere bene problema,
e disponibilità del nostro soggetto ad interagire con noi una volta che abbiamo una prima percezione del valore che gli vogliamo offrire, quindi la validazione dell'offerta. E come fa l'investitore a interagire con le startup in questo contesto di grande incertezza, di grande difficoltà, di, diciamocelo, di poca preparazione degli startup su questi temi, perché ahimè per loro ci sono pochi contesti nei quali questi temi vengono affrontati, pochi contesti dove si formano le persone su queste tematiche e pochi contesti, quindi poche modalità per intercettare che il metodo o un metodo, non voglio dire sia l'unico, un metodo per gestire questo mondo esiste. Nel mondo degli investitori, ovviamente voi che siete business angel vi assumete il rischio in una fase molto iniziale della vita dell'azienda. Il tratto rosso è quello che ci dice come il punto in cui, diciamo, voi intervenite e la altezza, per così dire, la rischiosità che voi assumete insieme ai fondatori della startup intervenendo nella parte più iniziale di questo processo. E quindi qualcuno ha strutturato anche un livello di maturità, di readiness della startup, al quale si è associato anche la rischiosità dell'investitore. E il mentor può intervenire, per così dire, con la sua esperienza a guidare la startup e a guidarla soprattutto per cercare di prepararsi a questo incontro, perché altrimenti si cerca l'investitore nel momento in cui l'investitore non ti darà mai ascolto. Ma questo, per la mia esperienza, nella gran parte dei casi gli startupper non sanno a che punto è. E quindi le startup hanno dentro di loro delle meraviglie che il mentor e o l'investitore deve cercare di trovare il modo di far uscire. Quindi deve in qualche modo imparare a leggerle, perché loro ne hanno molta poca consapevolezza, e allo stesso tempo accompagnarle nell'emersione. Perché parliamo del mentor? Perché a livello internazionale è molto consolidata la presenza del mentor, ma il mentor soprattutto è una persona che ha vissuto l'esperienza della startup, per come viene interpretato questo termine a livello internazionale. Da noi è un po' più misto, si va dal consulente al commercialista all'esperto di marketing, e talvolta loro hanno vissuto esperienze di questo tipo, e tal'altra purtroppo no, e quindi probabilmente hanno, diciamo, anche loro qualcosa da acquisire per supportare le startup. Lo startupper ideale, con il quale il mentor ha senso che si relazioni, deve a mio avviso avere la consapevolezza che ha bisogno di un accompagnamento, altrimenti si sta perdendo tutti tempo, perché se lui cerca il mentor perché pensa che lo faciliti nel rapporto con l'investitore, probabilmente stiamo perdendo tempo tutti. Altro punto: è capace, ha volontà di rimettersi in discussione? Perché se non accetta di rimettersi in discussione, il dialogo sarà un dialogo fra sordi. Bisognerà cercare di convincerlo, e questa è una parola che non può funzionare. Non funziona convincere il cliente, per me, e non funziona convincere la startup che ha bisogno di aiuto. Un altro elemento molto raro ma molto prezioso è che lui è focalizzato sul problema e sul cliente e non sul prodotto. Ovviamente il prodotto va sempre un po' portato avanti, come la riflessione su quali sono i canali giusti nella fase in cui io mi sto muovendo come startup, perché per ogni fase di vita della startup c'è
un set di canali più adatti a questa fase qui. Ma se si è solo focalizzati sul prodotto, se si continua ad aggiungere feature al prodotto, se si aspetta di avere il prodotto ideale per poter parlare col cliente e col mercato, probabilmente si sta disperdendo la risorsa più importante, che è il tempo. E poi, come qualcuno fra voi ha detto, avere delle metriche, misurare i miglioramenti non sulla mia opinione, ma su ciò che delle metriche definite ex ante stabiliscono come livello di successo, ed accettare se queste metriche in qualche modo ci dicono che non abbiamo ragione. Quindi salto qualche slide per accelerare, perché poi vorrei capire, ascoltare da voi qualche commento o suggerimento. E quindi in questa frase io trovo una grande verità. Il mentor è quello che aiuta la startup a capire cosa non è il momento di fare oggi, e la deve in qualche modo stimolare a cercare di fare dei passi indietro e riprendere delle cose che non sono state in qualche modo affrontate. Quindi il titolo che avevamo dato a questa sessione, e forse anche a tutto il ciclo di attività, è questo: trovare una maniera per rendere minore o minimo possibile il rischio di insuccesso, perché la probabilità è molto 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 alta. Qui ho provato a raccontare quali potrebbero essere le fasi nelle quali, una delle fasi in cui si trova un'azienda, una startup, quando noi come mentor o come investitori le andiamo ad incontrare, e le situazioni sono molto molto differenziate. La teoria dice che l'investitore ha senso che entri solo al punto 5, quindi solo quando c'è davvero quello che si chiama un product market fit, quindi un incontro vero con il mercato e una validazione vera di mercato da parte delle aziende e delle startup. Probabilmente in Italia arrivare al product market fit è molto più complesso che nell'esperienza pratica del mondo nel mondo anglosassone, nel mondo inglese, e probabilmente anche del mondo tedesco e di altre realtà, altri contesti ecosistemi. Quindi quando incontro la mia startup devo capire a che punto è, e questa può essere una modalità di leggere questo. Quindi il progetto passerà, per così dire, dall'analisi di alcuni di questi elementi. Quindi hanno chiaro qual è il problema e bisogno che vogliono risolvere? Il target di clientela è stato individuato in un segmento sufficientemente contenuto per poterlo davvero intercettare, raggiungere ed essere utile a questa fase di sviluppo che stiamo vivendo? E quanto è rilevante il problema per il nostro target? Se non abbiamo in qualche modo validato che per lui è rilevante, lo immaginiamo noi, ma molto spesso il mercato ci smentisce. E la distintività, quello che ho provato a raccontarvi molto brevemente prima, quali elementi fanno sì che si possa pensare che abbiamo un vero vantaggio competitivo sul mercato? E quali sono gli elementi che il cliente considera ancora irrisoluti e quindi che aprono delle opportunità per la nostra startup, per acquisire prima la sua attenzione e poi l'acquisto da parte sua? Poi l'aspetto del team, che voi penso conosciate molto molto bene, quindi la sua articolazione, i one man show non hanno prospettiva, la multicompetenza oltre alla multidisciplinarità, magari delle esperienze significative
già dal punto di vista lavorativo o forse anche in altre startup. E poi chiarirsi reciprocamente cosa possiamo davvero fare per loro e dove vogliamo andare. Siccome non vogliamo creare quello che già esiste, qualcuno ha già strutturato un approccio che ci aiuta a misurare la maturità della nostra startup. Come l'ha fatto? Di fatto ha messo insieme il livello di tecnologia che accompagna magari l'innovazione, anche se non è l'unico determinante, e la rischiosità, quindi il grado di affidabilità che viene dal mondo della finanza e ha generato questo indicatore, l'investment readiness level. Quindi unendo il TRL che la NASA ha creato per misurare la maturità tecnologica e l'affidabilità finanziaria, nasce la colonna di destra, dove dalle ipotesi la startup va a validare il problema che deve che cerca di risolvere, va a validare il mercato in più fasi, per poi andare a crescere e scalare. E quindi dal proof of concept, dall'MVP, come anche voi l'avete chiamato, si passa alle fasi di affidabilità e investibilità delle startup e anche dove la tecnologia in qualche modo segue questo tipo di percorso, come vediamo anche in questa slide. Quindi ci sono vari livelli, 9, noi ci concentriamo fondamentalmente su questi 5 perché sono quelli più cruciali nella fase in cui di solito voi andate ad intervenire. Quindi una startup bisogna che conosca gli strumenti, uno per tutti, il business model canvas più che il business plan, abbia fatto una buona analisi dei suoi competitor sul bisogno e non sul prodotto, abbia misurato la dimensione del mercato per capire se è davvero un mercato che ha gli elementi di significatività, perché se il business è un business per la vita, probabilmente basta che il mercato cresca con una buona proporzionalità, ma a voi investitori questo interessa poco. A voi interesserebbe un business che scala e che cresce come la famosa mazza da baseball, e quindi che si impenna possibilmente. Quindi comprendere se ci sono questi elementi è molto importante. E poi segmentare e incontrare il mercato per andare al problem market fit, per poi passare a validare l'offerta e validare poi anche il product market fit, ma di questo poi approfondiremo la prossima volta. Quindi per ogni fase c'è un set di strumenti da mettere in campo. All'inizio un buon business model può essere già uno strumento molto utile, ma è semplicemente il punto di partenza delle nostre assunzioni, che poi pezzo pezzo andremo a validare. Capire il contesto con gli strumenti che sono, diciamo, abbastanza classici, quindi con analisi dei competitor, analisi SWOT, dimensionamento del mercato, indicazioni di quali sono gli elementi strategici base, quindi scopo, visione, missione, obiettivi e cose di questo genere. Bisogna vedere se questi hanno mai analizzato, hanno mai elaborato strumenti di questo tipo, e se no fare in modo che questo lo facciano. Incontrare il cliente per capire che cosa è che lo fa soffrire molto e che cosa è che lui sta cercando di fare, il beneficio che sta cercando di raggiungere, e quindi interagire con il mercato e cercare di comprendere veramente cosa lo fa soffrire. Una volta che abbiamo in mano questa conoscenza, creare il pacchetto dono, creare l'elemento di valore
di risposta al suo problema che può essere per lui veramente soddisfacente e individuare quali sono i mezzi giusti, i modi giusti per raggiungerlo. Dopo, una volta che abbiamo fatto tutto questo, in piccolo avremo raggiunto il livello importante, cioè il nostro product market fit, quindi quello che ci permette di poter affermare con delle metriche, prima abbiamo metriche differenti, qual è avere già del fatturato, avere l'utilizzo continuativo o riacquisto dei nostri prodotti e avere il nostro cliente che diventa per noi il promotore della nostra idea di della nostra del nostro prodotto verso altri che stanno sul mercato. Quindi e direi che a questo punto mi fermo quasi, che ogni startup ha bisogno di definire una propria strategia attraverso lo strumento che ritiene più idoneo, quello del Canvas è uno, se ne vuole usare un altro purché abbia il focus sul cliente, incominciare a fare un piano di come validare questa ipotesi, e le prime sono cliente e problema, poi si passa a value proposition e canali per poi arrivare a soluzione, offerta, revenue model e fidelizzazione del cliente, e incominciare a fare dei test e quindi degli esperimenti, degli MVP, dei minimi prodotti che ci permettono di avere conferma, apprendere prima e avere conferma che le cose funzionano. Quindi come immaginerei un'attività di mentoring? La startup deve essere capace di fornirci gli elementi di valutazione e autovalutazione, capire attraverso qualche incontro, uno o pochi di più, che cosa davvero ha fatto e che cosa davvero è in grado di, che conosce, quindi in che fase è e in che e che metriche sta rilevando. Se non rileva nessuna metrica, probabilmente ci sono dei problemi. Capire se vuole accettare questo metodo, perché potrebbe non accettare un metodo di questo tipo, definirsi degli obiettivi e avere consapevolezza che loro sono ingaggiati davvero nella startup. C'è un amico alle Murate che è un mentor che ha fatto una startup in più di una startup in Canada, che è venuto in contatto appunto con il piccolo club di mentor. Partecipa molto attivamente con grande passione, ogni tanto mi fa delle domande totalmente imbarazzanti. Una di queste è: Massimo, ma perché qui le persone hanno sempre un doppio lavoro quando fanno anche la loro startup? E io rimango, come dire, capisco che per lui è sempre uno stupore, e quindi lui fa fatica a capire come mai sono tutte a mezzo servizio, la gran parte è a mezzo servizio nel svolgere il ruolo di startup. Una volta smarcate queste cose, si inizia a incontrarsi, si inizia a darsi dei micro obiettivi, si può condividere il nostro network di relazioni per cercare di facilitarli, procedere nelle fasi di IRL che abbiamo visto prima, tenere lo stato d'avanzamento dei lavori e di volta in volta misurare risultati e diciamo output che vengono dall'attività della startup. Ok, io mi fermerei qui perché penso che siano già svenuti tutti dall'altra parte. No, ti facciamo riprendere fiato più che altro, perché insomma giustamente sono tantissimi argomenti sui quali penso ritorneremo anche nei prossimi incontri. Assolutamente sì. Quindi insomma, infatti abbiamo smarcato un po' il programma. Certamente insomma è importante capire, orientarsi, per chi effettivamente poi non ha mai affrontato in questa maniera, cioè in questa corretta maniera, affiancare una startup, insomma capire da dove si parte e quali sono gli elementi importanti. Ti faccio due domande, poi ovviamente insomma sono aperte
e tutti gli altri vogliono farle con la stessa modalità in chat e poi le condividiamo. Due domande. La prima, che si rifà un po' al tema dell'innovazione, questa più per curiosità mia, che hai citato le esperienze in ambito corporate, domanda bruciapelo: perché un'azienda corporate non innova? Cioè, io mi immagino un'azienda che abbia già analisi di mercato, comparto marketing importante, perché non quelle che effettivamente non ci riescono non lo fanno? Quali sono gli scogli che effettivamente incontrano? Seconda cosa, nella tua esperienza di mentorship, quanto sono stati resistenti a creare dei tipo nel modello di business, ma comunque nella value proposition, le startup che hai affiancato? Cioè, quanto effettivamente hai detto: guarda ragazzi, non funziona così, dobbiamo cambiare? Quanti effettivamente hanno storto un po' il naso e quanti invece non l'hanno fatto? Allora, parto dall'ultima. Io vedo che le persone fanno abbastanza difficoltà ad entrare in questo mindset, in questo modo di pensare, perché è apparentemente buon senso, ma talvolta controintuitivo. Ad esempio, all'inizio è bene avere pochi clienti, non tanti clienti, e questo è un paradosso che si fa fatica ad accettare, perché io sono abbastanza convinto che noi abbiamo un grave problema nel nostro paese, che non abbiamo nessun modello di startup veramente noto, conosciuto, diffuso, che può fare da faro e da punto di riferimento per una nuova idea di impresa, un nuovo team, qualcuno che si vuole lanciare in questo tipo di attività. E quindi tutti cominciano da zero, tutti cominciano da caro babbo. Ci fossero dei modelli, i modelli come business model si copiano, si replicano, si traslano, e quindi fare pivot è una cosa che è difficilissima, perché di solito si procede diciamo a cascata. Prima faccio una cosa, quindi prima faccio il prototipo, poi faccio il test di mercato, quindi prima ho l'idea, poi faccio il prototipo, poi faccio il test di mercato, considero i riscontri di mercato, solo quella parte di riscontri che mi dà ragione, non considero quelli che mi dà torto, e poi vai, ci si lancia. E di solito ci si schianta contro il muro. Perché? Perché si è parlato col mercato dopo che si era già fatto tutto. E tornare indietro, cambiare tutto quello che avevamo fatto, non abbiamo proprio la voglia, l'energia, la resilienza, avete usato questo termine, di farlo. E quindi è molto difficile, cioè devi avere qualcuno che ha già di solito sperimentato fallimento, e qui Laura ci potrebbe insegnare molte cose, ovvero la percezione che nell'incertezza si può sbagliare, e che sbagliando si apprende, e che dall'apprendimento si modifica per poi poter andare davvero avanti sulla strada. Altrimenti siamo come nella situazione del virus di oggi: non sappiamo cosa fare, non sappiamo dove andare, non abbiamo coordinate, abbiamo dati e non sappiamo quali sono quelli giusti, e cerchiamo gli esperti e scopriamo che gli esperti non sono così esperti o non sono così concordi, e quindi dobbiamo ripartire da capo. E quindi ogni progetto si costruisce passo per passo, diradando la nebbia. Spero di averti un po' risposto. Sì, per quanto riguarda le corporate che non innovano, perché non innovano, molto spesso si fa il grande esempio di Kodak, che non è stata capace di innovare e il suo mercato se l'è conquistato, Kodak e il suo mercato se l'è conquistato Instagram piuttosto che qualcun altro. Kodak ha inventato la macchina digitale e quindi aveva capacità di far ricerca, aveva capacità di innovazione, perché aveva creato anche la modalità di condivisione, di file sharing al suo interno,
ma immaginatevi di essere un manager di una azienda corporate che va dai propri superiori, dall'amministratore delegato e a sua volta va dai soci e gli dice: destiniamo risorse per questo tipo di nuovo processo di innovazione, nuova idea di business, e mettiamoci un manager e lanciamolo sul mercato. Come lo fa? Lo fa come ha fatto i prodotti fino a ieri, e quindi adotta quel metodo che vi dicevo prima, waterfall a cascata, e nella gran parte dei casi porta a fallire. Come noi cerchiamo di lavorare per ridurre questa grande rigidità che le corporate hanno al loro interno, è quella di suggerire di creare dei team di innovatori interni alla propria azienda, di dare loro gli strumenti, il tempo e le condizioni per poter testare ed innovare, e dargli dall'alto la fiducia per poter sbagliare, ma stiamo parlando di processi e metodi che nelle corporate sono esattamente l'opposto della cultura che è la cultura dominante. La cultura dello startup non è la cultura del manager e dell'azienda organizzata, perché non possono convivere insieme. Infatti, Google, che ci insegna tante cose, che cosa fa? Ha cambiato nome, ma non per sfizio, ma perché sotto questo nome c'è una filosofia completamente diversa, e si è chiamata Alphabet. Quindi il business alfa, il business core, il business che i manager sanno far funzionare, sanno far sviluppare, sanno far crescere, e bet, le scommesse, che hanno bisogno di contesti, persone, risorse, protezione, condizioni, approccio completamente differenti. In questa maniera è possibile che il rischio di fallimento si riduca, non si azzera, ma si protegge dal resto della corporate, che altrimenti, come dire, avrebbe un automatico istinto di espellere questo oggetto estraneo che è l'innovazione da se stessa. Non so se ti ho risposto. Sì, sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Cioè, perché in un contesto come questo io parlo ovviamente da poca esperienza nell'ambito corporate, ovviamente, però in un contesto come questo, dove anche ai manager penso di venga richiesto un approccio totalmente diverso, cioè più open mind, più rivolto all'open innovation, quindi anche a carpire le declinazioni che il business core dell'azienda può avere, cioè, ma anche non espressamente sul prodotto, quanto anche dal punto di vista organizzativo, di comunicazione. Cioè, io ricordo una campagna di Heineken, insomma, diventata famosissima per delle HR, cioè per assumere le persone, che c'era questa sorta di video montato con un gameplay al quale bisognava ovviamente arrivare in fondo, e i candidati migliori rimane selezionati sulla base di quello, quindi non solo sull'aspetto, diciamo, di prodotto, quanto anche l'organizzazione, l'apertura della struttura aziendale verso l'esterno. Cioè, questo che a volte non capisco, perché è comprensibile che non sia facile innovare di prodotto, quanto piuttosto avere un'apertura verso l'esterno su tutto quello che riguarda la comunicazione, l'organizzazione aziendale, la formazione continua, e quindi anche delle spin-off che si possano creare da tutte queste iniziative. Ecco, la vedo un po' anacronistica. Perdonami, ma un'azienda di solito si distingue, un'azienda che sta corporate, quindi con una certa organizzazione,
ha appunto una gerarchia e ha delle procedure. Perché? Perché le ha consolidate nel tempo, perché sono quelle che la proteggono dagli errori, sono quelle che le permettono di andare spediti a fare certe cose e non ricominciare da capo. Un innovatore non ha procedure, ha orizzontalità e non gerarchia, perché se qualcuno ha un'idea migliore della mia, che sono stato il primo a pensarla, è giusto che se condividiamo che è migliore che vada avanti la tua e non la mia perché sono gerarchicamente sovraordinato, e così via, non ultimo le capacità personali dei singoli, le competenze e le propensioni dei singoli all'apertura, al dialogo, allo scambio rispetto alla direttiva, rispetto alla non accettazione della critica, rispetto alla so io come si fa, ti ispiro io, che sono due approcci completamente differenti che fanno molta fatica a convivere nell'azienda tradizionale. Sì. Massimo, prima di sentire se c'è qualche domanda, qualche intervento, ti volevo chiedere se riesci un attimo a tornare indietro con le slide, perché tu hai dato qualche nozione che magari a molti sfugge, quindi se c'è qua soprattutto qualche inglesismo, magari che qualcuno ha meno chiaro, io lo invito a chiederci, tipo il market fit, cosa si intende, che l'hai citato più volte, magari io cerco di portare un po' tutti allo stesso livello di attenzione, almeno sì. Se c'è qualcuno che ha perso qualche passaggio lo recuperiamo e andiamo poi avanti tutti insieme anche con i prossimi incontri dove approfondiremo molto di queste cose. Sì. Il primo prossimo... che ti chiedo, market fit, sicuramente lo possiamo dare un attimo una prima definizione. La prossima volta quando io vi ho parlato, allora vado un attimo ancora prima velocemente a questa, vediamo se la trovo, a questa immagine qui, ta 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 ta. Allora la prossima volta ci focalizzeremo proprio su questo, cioè quando parlavo di un processo e un metodo, vedete che questa immagine da che cosa è fatta? Da quattro fasi e da dei cerchi che in realtà sono delle iterazioni, quindi del parto, arrivo a un punto e appunto decido se ho avuto confermo oppure no, e in alto vedete che ci sono tre fasi dalle quali, con diciamo tre livelli che si devono raggiungere per passare da una fase all'altra. Quindi corrispondenza fra problema e mercato è il problem market fit, corrispondenza fra una soluzione, quindi fra una modalità di risposta al problema ed il problema stesso, quindi ho una offerta, una proposta di valore o un MVP che è accettato dal mercato, ma se non arrivo, e vedete come la linea rossa in alto incomincia a scalare e quelli sono i clienti che io riesco a intercettare, se non arrivo ad avere la combinazione che prende il nome di product market fit, che quindi è incomincio a fatturare davvero, incomincio ad avere dei trend di crescita del fatturato che, seppur piccoli, ma danno indicazione che questa curva potrebbe crescere in maniera più che proporzionale, se non ho la soddisfazione del cliente e se non ho quindi un cliente che torna da me a comprare o che fa acquisti ricorrenti, e ultimo passaggio, non da poco, se non ho un cliente che mi diventa evangelist, quindi è lui il primo a trasmettere il valore ad altri clienti, io non ho raggiunto ancora gli ingredienti giusti che passano sotto il nome sintetico di product market fit per poter davvero iniziare a scalare e quindi a crescere in una certa maniera. E la prossima volta analizzeremo proprio queste tre fasi
che sono le fasi fondamentali di una startup, perché molto spesso la startup pensa di dover occuparsi del prodotto e invece il prodotto arriva o nella fase 2, validazione dell'offerta, ma nella formula dell'MVP, quindi il minimo possibile, oppure solo nella fase di validazione della soluzione ha senso davvero incominciare a dare al prodotto una forma di un certo tipo. E si dice che se non sei abbastanza imbarazzato del tuo prodotto, vuol dire che sei uscito troppo tardi nel mercato. Quindi se il prodotto ancora non è interessante, questo mi mancava. Se il prodotto è troppo avanti, vuol dire che ti sei dedicato troppo al prodotto e troppo poco a capire il tuo mercato. Però sulla carta, Massimo, tutte le startup, quindi mi ricollego a quello che dicevi prima, in realtà però tutte le startup si presentano che sulla carta, sul loro pitch, hanno già questi punti ben focalizzati. Il punto è vedere poi se è vero magari quello che è scritto, però se facciamo un esempio, tutte arrivano con le prime due slide che parlano di un problema da risolvere, loro hanno la soluzione e poi il mercato le premierà. Credo sia un po' questo il riassunto del percorso. E questo io almeno sui progetti che noi vediamo, in molti casi è già abbastanza definito. La domanda, io mi sono fermato nelle slide, avevo un'altra parte che era quella sulle metriche. La domanda è: fammi vedere le metriche. Quali sono le metriche su cui stai migliorando, su stai valutando che te sei a un buon livello di maturità? Ho un sacco di like sulla mia pagina Facebook, tipica metrica della vanità. Ho un sacco di richieste di una certa cosa. Ah, ma quanti contratti hai fatto? No, contratti non ho fatti, punti. Qui ci vengono incontro, vedete, il processo è quello che vedete davanti a voi. Il metodo, che è il cerchio che sta qui, è il metodo scientifico. Cioè io devo fare esperimenti dai quali in piccolo simulo le situazioni e capisco se le situazioni funzionano. E gli esperimenti si sa se hanno successo o meno solo se ci sono delle misure che ci dicono che hanno successo o insuccesso. All'inizio, nel giallo, stiamo parlando di misurare aspetti qualitativi in metriche quantitative, nel verde e nel blu ci sono metriche quantitative e le dobbiamo individuare, ogni azienda avrà le sue, esiste già un set definito, ma dobbiamo capire quale potrebbe essere, e solo attraverso dei numeri veri, riscontrabili, documentabili, che la startup stessa dovrebbe avere interesse a monitorare e a comunicare, te puoi verificare se davvero loro sono su un percorso di maturità più vicino alla IRL3, IRL4, IRL5, o sono ancora a raccontarsi l'IRL1 e hanno super sviluppato un prodotto ma che non sanno a chi serve. Sì, rimettiamo anche la slide a proposito, perché anche qui se no creiamo, almeno diamo qualche riferimento. Poi naturalmente la registrazione e le slide le invieremo. Quindi te o la sei, prima cosa, eccola lì. O sei in IRL1 e hai sviluppato un prodotto e qui sei veramente nel problema? Perché hai già probabilmente usato tutte le risorse economiche che avevi e molte delle tue energie, ma non hai ancora capito il bisogno, IRL3, il bisogno e il problema che vuoi andare a risolvere. Senza un problema non c'è un'opportunità di mercato, e se non c'è un problema rilevante, le persone non apriranno mai il portafoglio, le aziende non apriranno mai il portafoglio, perché se ognuno di voi guarda se stesso, ci comportiamo tutti così. Quindi non stiamo inventando una cosa, stiamo semplicemente dando evidenza a un fatto che è un comportamento naturale di soggetti
umani, per così dire, o organizzazioni, le aziende. Ok, Nicolò, c'è qualcuno vuole intervenire? C'è qualche domanda testuale? Non vi vergognate. Cosimo Biliotti, la domanda. Tra i veri vantaggi di una startup ci sono gli effetti di rete. Si può approfondire questo aspetto? E il network, tutto quello, ovviamente, cioè il volano. Allora, approfondire è una parola difficile a quest'ora della serata, però diciamo che l'effetto di rete è una condizione necessaria per alcuni business, e quindi soprattutto quando ci sono modelli di business a due lati, ci si deve sempre porre la domanda: qual è il lato da cui parto? Parto dagli utenti o parto dai clienti paganti? Parto da quelli che... la risposta a questa domanda è partiamo dall'aspetto più difficile, dall'aspetto più critico, dall'aspetto più incerto, e quindi quello che... la cui domanda è: ma siamo sicuri che lui vorrà stare su questa parte del nostro modello di business? Perché l'altro lato di solito è quello che arriva se e solo se ci sono già gli altri. E a questo non è difficile conquistarlo e motivarlo a essere presente sulla nostra rete, sulla nostra piattaforma. È molto più difficile capire perché l'altro ci dovrebbe stare, e quindi cominciare a seguire, a stimolare questa parte qui. Cosimo, è stato esaudiente, se no puoi parlare, ti attivo l'audio. Cosimo, l'abbiamo perso. Ok, grazie. Allora, okay, risposto bene, tramite. Ce l'abbiamo testualmente, vai. Ma pure Nicolò, se c'è altro. Alen vuole parlare. Ora, perché non mi fa attivare? Ok. Da solo. Eccoci, ecco. Sei. Parla pure. Sì, buonasera. Domanda. Io ho visto in questi anni molte startup e anche molti mentor. A volte ho visto mentor che hanno avuto un impatto molto detrimentale sulla startup che in teoria dovevano aiutare, perché hanno voluto, come dire, entrare sulla soluzione più che entrare, no? Che poi è qualcosa che è molto attraente, no? Cercare di interpretare il valore di quella soluzione, interpretare il market value, eccetera, eccetera. Dunque hanno creato più problemi di quanto ne abbiano in realtà risolti, o hanno fatto società che magari avevano soluzioni che, fatte a step incrementali, come abbiamo discusso prima, come ha discusso lei prima, hanno portato in realtà dei primi risultati che potevano essere poi traslatati in risultati, diciamo, anche finanziari. Dunque, come fai il mentor a fare la cosa giusta? Cioè, come si pone poi, come si limita nel suo impatto e nel suo intervento sulle startup? Grazie. Grazie alla domanda. E allora, mi piacerebbe magari provare a chiedere se questi mentor erano mentor che avevano già fatto startup, oppure se erano mentor, magari, non so, esperti il settore, piuttosto che ex manager, piuttosto che altri tipi di soggetti, perché entrambi i casi. Allora, i casi. Perché da una parte chi ha fatto da una parte chi ha fatto startup e non ha imparato, o similmente, no, verosimilmente non ha imparato le lezioni della propria startup, che sia stata un fallimento o un successo,
non è detto che sia migliore di qualcuno che ha, no, ventennale esperienza sulla verticale e che porta questa esperienza, che sia di marketing o che sia di prodotto, alla startup. Però in entrambi i casi ho visto, diciamo, fallimenti. Allora, io non sono mai riuscito a convincere qualcuno a fare una cosa e non credo che si possa convincere uno startupper a fare una cosa. Si può accompagnare in un percorso se lui lo vuol fare. Quindi entrare in qualche modo a gamba tesa, indicando il cosa bisogna fare, non credo sia il compito del mentor. Il mentor dovrebbe aiutare la startup a capire che è in una fase e che deve percorrere quella fase e deve fare le attività che servono in quella fase. E questo è come io vedo l'approccio al mentoring in un certo momento. È chiaro che, come si diceva prima, una persona di grande esperienza che si trova davanti 3-4 ragazzi più giovani, inesperti, ha la grande, come dire, tentazione di accelerare i tempi e di dire: facciamo prima, vi dico io come si fa, ma molto probabilmente gli altri lo rifiuteranno. Questo è quello che io, diciamo, ho sperimentato. Quindi sia per aspetti prettamente di natura umana, talvolta potrebbe essere per approccio, quindi per la modalità con cui questo tipo di proposte sono state formulate. Ora non conosco i casi, quindi non potrei dire una cosa sbagliata. Il mentor dovrebbe, a mio avviso, essere un po' un maieuta, uno che fa uscire dagli startupper delle potenzialità. Io ho provato a usare, mi sono un po', come dire, affezionato a quell'immagine dei prigioni, perché è come, perché mi rappresenta molto quello che si tira fuori, cioè dentro c'è qualcosa, quindi se non c'è non si tira fuori e bisogna un po' scoprirlo un pezzo alla volta, ma soprattutto forse farlo scoprire a loro e aiutarli a farlo emergere. Non è facile. Questa è la risposta alla domanda, no, insomma, di tanto ci sente Alen, se vuole rispondere, insomma, batta un colpo, ecco. No. Allora, aggiungo una piccola... Ascoltato, che non sia semplice, è chiaro. Io, tra l'altro, ho visto i peggiori in assoluto sono i mentor che hanno investito nelle società. A quel punto il tema del non farsi ascoltare diventa in realtà non più vero, perché chi ha ricevuto soldi si sente in un certo senso in dovere di rispondere, no, positivamente a chi ha dato soldi, anche perché ha una submittenza, una submission, ha un ruolo, no, delicato di chi ha sponsorizzato, esattamente, e vuole voler accontentare. Ho visto portare, ma non solo mentor, ma anche diciamo società che fanno questo di a Roma, tanto per dire una società che fanno questo di venture capital, li ho viste portare risultati negativi, perché hanno fatto fare pivot, perché la loro esperienza, la metodologia che applicavano magari a quel team o a quel momento o quell'esperienza era diversa da quello che poteva essere un market breaker o qualcosa che, no, qualcosa che portava un exponential difference, no? Al mercato. Non è detto che sia così. Hanno portato solo, diciamo, negatività, ma applicando metriche e metodologie che invece sono quelle di cui abbiamo discusso in questi giorni, cioè in questa sessione. Allora, però, se avevano delle metriche e seguivano delle metriche, queste metriche erano, diciamo, metriche che fanno parte del mondo
delle metriche dell'innovazione, delle metriche dei pirati, è difficile, mi risulterebbe difficile capire come mai li hanno portati su una strada, diciamo, non positiva. Probabilmente si adottavano metriche e tempi magari anche che non erano da startup, e si forzava a far fare ad una startup, quindi un'organizzazione temporanea alla ricerca di un modello di business ripetibile, scalabile, che vive in un contesto di incertezza, delle metriche per aziende consolidate, tradizionali e che hanno parametri e elementi di misura completamente differenti. Aggiungo una cosa a quello che ho detto prima: noi come Doers distinguiamo l'attività di mentor e l'attività di coach. Quando facciamo l'attività nelle corporate, chiamiamo la nostra attività di coaching, perché noi siamo quelli che li dobbiamo accompagnare nel metodo, nel processo, e essere vigili che loro facciano quel che serve nel momento giusto e nel punto giusto. Quindi abbiamo, a differenza del caso che prima veniva citato, diciamo, il nostro commitment non è alterato da degli altri fattori che possono in qualche modo distorcerlo e influenzarlo. Per noi è fondamentale è che le cose si facciano nella maniera corretta, perché abbiamo la consapevolezza che il risultato è incerto. Ovviamente chi ha messo delle risorse ha delle aspettative, e accettare che quelle risorse vadano perdute perché si è scoperto di non aver ragione su alcune cose, capisco che è tosto, capisco che si cerca di intervenire, capisco che si cerca di passatemi il termine, a quest'ora non me ne viene uno migliore, di alterare il quadro della situazione cercando di portarlo dove noi siamo convinti che la strada sia giusta. In realtà io non posso sapere se la strada è giusta se non la percorro nella maniera corretta, e quindi la cosa importante è spendere il minimo possibile per avere il massimo apprendimento possibile, e quindi dei budget servono, ma vanno usati molto bene, va dosato molto bene l'uso delle risorse rispetto alla fase, al momento in cui siamo, e non è mai facile farlo, Poi ora, se posso intervenire su una cosa, cioè, sono sicuro che anche tutta la parte delle metriche sarà interessante anche per approfondirlo, questo argomento, perché poi in base al verticale, al mercato, quindi anche al business model, cioè una metrica piuttosto che un'altra potrebbe essere utilizzata in maniera impropria, quindi insomma, questi momenti poi non farsi prendere da idee strane, ma seguire effettivamente il metodo può aiutare a ridurre questo il successo, come si diceva prima. Sì, perfettamente. Cioè, se io sono in IRL3, pormi il problema di vendere è la domanda, è il momento sbagliato per farlo. Tutti hanno fretta di vendere, ovviamente, ma non è quello il momento per farlo, e quindi si confonde l'incontro col cliente con un tentativo di vendita invece che un'occasione d'apprendimento. E quando è il momento di vendere avrò da spingere su quello che è, ma lo faccio se, solo se, ho costruito le fondamenta di comprensione del bisogno, di comprensione e di modalità di comunicare il valore, e poi effettivamente riesco a farlo col canale giusto, nel modo giusto, in maniera efficace. È che ci vuole tempo. Quella ricerca del 42% del fallimento delle startup dato dal bisogno non incontrato è sottostante ad una ricerca che ha mappato alcune centinaia di startup e che ha visto che per fare il passaggio fra IRL 1 e IRL 3 ci vuole circa 6 mesi.
di media, e quindi magari c'è chi lo fa in 4 e chi lo fa in 8. Fra gli RL3 e gli RL4 ci vuole altri 4-5 mesi di media, e per arrivare a quell'altro ce ne vuole altri 4-6. Invece si pensa che le cose avvengono in tempi tutti molto molto ridotti, e tutto questo full time, non part time. Part time, tempo allungato. Massimo, per concludere, perché tra un po' Sì, aveva una domanda al volo Andrea Baratto, che però non ho capito se funziona. Prova a parlare, sì, Andrea. Mi sentite? Sì. Ecco, forse hai già risposto, ma ho dovuto sentarmi 10 minuti, non ho capito bene se hai già risposto, quindi te la rifaccio. Nella tua esperienza, hanno più probabilità di successo le startup che fanno prima benissimo la fase di valutazione caratteristiche, quindi analisi delle IRL, tipo, non so, una tesi di laurea per ognuno, oppure quelle che si buttano subito a fare qualcosa di, diciamo, più grezzo, e poi magari aggiustano il tiro mano a mano? Il più grezzo è un prodotto? No, diciamo le sei fasi, le sei IRL più al grezzo, partendo però già anche con un prodotto o con un servizio, nel caso sia un servizio. Già provarlo, diciamo, al grezzo. Mi sono spiegato? Sì, penso di aver capito, poi mi dirai se ho capito. Allora, il tuo prodotto grezzo arriva non prima di IRL4, IRL5. Prima, teoricamente, non hai praticamente bisogno di un prodotto. Okay. E hai bisogno di altro. Hai bisogno di apprendere. E anche quando ti arriva il prodotto, si usa il termine minimum viable product, quindi il minimo prodotto realizzabile, che non è detto che abbia le sembianze del prodotto, e nel tempo vi farò alcuni esempi che usiamo a fini didattici, che vi faranno capire che non si tratta del prodotto finale, ma sono, chiamiamoli così, ecco, Alberto Savoia li ha chiamati dei prototipi, quindi una via di mezzo fra un prototipo e un qualcos'altro, che però ha lo scopo di scoprire delle cose, perché ciò che a noi manca nelle prime fasi è la conoscenza del cliente, del suo problema, del mercato, delle caratteristiche, e anche un po' del come raggiungerlo, del cosa vuol sentirsi dire, del cosa è importante per lui, e così via. Quindi c'era un'altra parte della tua domanda che ora mi è un po' sfuggita. Diciamo, la mia domanda era sulle tempistiche, no? Perché ammesso che io faccio una tesi di laurea di 3 mesi per ogni analisi di ogni IRL1, rischio che mi ci vogliono 18 mesi per andare in validazione di un prodotto, a meno che non faccia tutto in parallelo. La mia domanda è, nella tua esperienza, hanno più successo questo tipo di startup che ci impiegano 18 mesi per fare uno studio approfondito di tutti gli IRL, oppure le aziende che fanno tutto un po' più condensato e partono al grezzo? Non so se mi sono spiegato adesso meglio. Mi risulta difficile risponderti senza anticiparti qualcosa di cui parleremo la prossima volta. Quindi provo a rispondere. Sì, Massimo, allora guarda, approfittiamone, perché io ti volevo dire, per concludere, di dirci di cosa parleremo al prossimo incontro, così poi rimandiamo a giovedì 30. Sì, la prossima volta parliamo di questo disegno che vi ho fatto vedere. Che cosa vuol dire? Chi l'ha fatto? Eccolo qua. Chi l'ha fatto? Cosa significano le singole fasi? E affronteremo probabilmente una o più di queste. Ora non mi ricordo esattamente il contenuto, ma insomma vi cercherò di raccontarvi che cosa vuol dire validare problema, che cosa vuol dire validare l'offerta, e che cosa vuol dire validare soluzioni, e quali sono i principi appunto del metodo che servono a accompagnare questo tipo di processo.
Nella mia maglietta lassù in alto, che nella prima slide c'era scritto Get out of the building, quindi non si fanno ricerche chiuse in una stanza, ma si incontra il mercato, e il mercato si può incontrare molto molto velocemente. Questa cosa ve la spoilero, ve la anticipo: qui non siamo nel campo della ricerca quantitativa, ma nel campo della ricerca qualitativa. Nella ricerca qualitativa, con 5 o 10 interviste si ottiene, con 5 si ottiene l'80% delle informazioni, con 10 si ottiene il 100% delle informazioni significative. Quindi i tempi, se noi li dedichiamo a fare le cose che servono, non devono essere per forza lunghi, possono essere anche fatti, diciamo, in tempi rapidi. Bene, restiamo fiduciosi allora per capire come il prossimo appuntamento. E poi io vi condivido le slide. E sì, abbiamo anche la registrazione che invieremo a tutti, e forse anche qualche sondaggio che arriverà a tutti quelli che hanno partecipato. Quindi per ora io ringrazio tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento, che sarà giovedì 30, sempre verso le 6. Se c'è altro, Massimo, se no, grazie. Buona serata, grazie a tutti. Grazie, Massimo. Grazie è stato un piacere anche a distanza. Speriamo di avere occasione anche di vedersi a breve di persona. Bene, bene, bene. Grazie ancora a tutti. Ciao. Ciao, buona serata. A tutti, ciao. Ora c'è da staccare la registrazione, la sì, la...